Nel 1978 uno chef di nome Enrico Cosentino, un noto chef di Amalfi, inventò un tipo di pasta chiamati scialatielli, che non sono altro la lunghezza della metà di uno spaghetto, spessi 4-5 mm, fatti con farina, farina di semola, latte, uova, basilico fresco, pecorino romano, sale e pepe quanto basta. Le uova, ragazzi, vanno pesate. In questi 300 g di farina, per avere una reazione al 50%, ho utilizzato 150 g di liquidi. Ho pesato l'uovo, pesava 50 g. Ho messo 100 g di latte, un filino d'olio, 15 g di pecorino romano, sale e pepe quanto basta. Facciamo la classica fontanina. Aggiungiamo tutti gli ingredienti insieme, compreso le foglioline tritate di basilico. Misceliamo per bene con una forchetta e man mano ci tiriamo dalle pareti della fontanina la farina verso l'interno per far addensare tutti i liquidi al suo interno. Assorbiamo tutta la farina che c'è sul banco, facciamo una bella pallottolina e mettiamola a riposare per 30 minuti. Mettiamoci da parte un po' di farina di semola rimacinata. Per questo impasto c'è anche chi utilizza solo la farina di semola rimacinata. Bene, facciamo la metà del panetto che abbiamo creato da 300 grammi, questa ricetta è per due persone e questo piatto è molto sostanzioso ed un primo e un secondo e anche forse un contorno, poiché lo faremo bello strapieno con tutti i molluschi al suo interno. Lasciamo uno spessore di 3-4 mm, facciamo come le fettuccine, prima taglieremo questo impasto piegato in due, non vi dimenticate, vi raccomando, di mettere la farina di semola per non far attaccare. Mettiamoli tutti in fila come se fossero gli spaghetti e tagliamo la metà di uno spaghetto. Questo è lo scialatiello, ragazzi. Spolveriamo con farina di semola rimacinata, lo riponiamo, vedete com'è fatto bello spesso. Questo è il vero scialatiello. Mettiamolo da parte. Alla mia pescheria di fiducia ho preso un po' di tutto, una seppia, un calamaro, 2-3 moscardini, 5-6 mazzancolle, abbiamo pulito tutto il pesce e guardate qui che spettacolo, guardate questo moscardino com'è carino, poi abbiamo 500 g di vongole e 200 g di cozze. Puliamo metà dei mazzancolle, li lasciamo con il guscio e quell'altra metà le andremo a tagliare per mettere all'interno del sugo. Taglierò a striscioline sia le seppioline sia il calamaro, la stessa lunghezza dello scialatiello. Così quando andremo a mangiare non si capisce qual è lo scialatiello e qual è il calamaro. Bene, facciamo un bel sugo per questi scialatielli alla amalfitana. Questi qua nacquero anche con olive verdi e capperi. Io purtroppo non avevo le olive verdi, ci ho messo le olive nere. Ma è uguale. Tritiamo il prezzemolo, bello fresco fresco, tagliamo questi pomodorini piccadilli, io non ho trovato quelli del pienolo, però potete utilizzare tranquillamente i pomodorini piccadilli, tagliamo a spicchio, prendiamo un cucchiaino di concentrato di pomodoro, 6-7 capperi di salati che abbiamo sciacquati sotto l'acqua, 4-5 olive nere tagliate a metà, mettiamo un filo d'olio in padella, i gambi di sedano e un bel po' di peperoncino. E ci andiamo ad aprire le cozze e le vongole assieme. Aggiungiamo un mestolino d'acqua che abbiamo messo a scaldare per la pasta, mettiamo il coperchio e dopo 2-3 minuti, appena iniziano ad aprirsi, operazione molto importante, ragazzi, per mantenere sempre quella freschezza delle vongole e delle cozze, togliamole man mano che si aprono. Filtriamo questo sughetto e mettiamolo da parte. Nella stessa padella che è ancora unta di olio delle cozze e delle vongole che abbiamo aperto, mettiamoci i gamberi, quelli sgusciati e quello con il carapace e sfumiamo con questo chardonnay del Veneto, frizzantino che è stupendo, ragazzi. Questi mazzancolle non devono stracuocere, come diventano di colore arancione li mettiamo da parte. Nel frattempo abbiamo sgusciato anche le vongole e le cozze e adesso ci andiamo a preparare il sugo. Mettiamo un filo d'olio in padella, andiamo di fiamma vivace in modo che rilasceranno la propria acqua sia le seppioline che i calamari, aggiungiamo un po' di brodo di vongole, i capperi, le olive, i pomodorini che abbiamo tagliato a spicchio,
Mettiamoci anche questo cucchiaino di concentrato di pomodoro che dà quell'effetto rosé alla pasta. Abbassiamo la fiamma, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per 30 minuti. Casomai dovesse asciugare il sughetto, aggiungiamo un altro poco di brodo di vongole. Nell'acqua della pasta, operazione molto importante, metterò giusto un pizzichino di sale, poiché già nell'impasto degli scialatelli abbiamo messo il sale, e già è anche nel sughetto rilascerà sale sia l'acqua delle cozze e delle vongole e anche i gapperi, che sono, anche se sono sali dissalati, comunque un pochino di sale lo rilasciano. Bene, appena salgono a galla gli scialatielli, dopo 4-5 minuti di giusto una sbollentata, li riponiamo nella padella insieme al sugo, andiamo a mantecare per bene. Appena otteniamo questa cremina che fa legare il sugo a questi scialatielli, spegniamo il fuoco, le aggiungiamo le cozze e le vongole sgusciate assieme ai mazzancolli per andarli a riscaldare. Scialatiello in napoletano sta per scialare, cioè godere in padella. Sciala per scialare, tiello per tiella, godere in padella. Bene, guardate qui che spettacolo, ragazzi, facciamo una bellissima spolveratina di prezzemolo fresco, mantechiamo per bene, andiamo a impiattare, mettiamoci qualche vongoletta, qualche cozza sopra, che ho lasciato anche qualche cozza, qualche vongola con il guscio per avere un effetto scenografico, e guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia, esagerato questo sughetto con la scarpetta, non vi dico. Bene, qui ho improvvisato un pochino con il telefonino in mano, e guardate qua, ragazzi, adesso facciamo la prova dell'assaggio. Pasta mantecata alla perfezione, questo scialatiello con questo contrasto di sapori di pecorino, di basilico al suo interno, perché il vero scialatiello si fa così, ragazzi. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, ringrazio tutte le persone che condividono i miei video, e qui, ragazzi, la scarpetta è d'obbligo. Ciao.